Buongiorno a tutte, buongiorno a tutti. Soft skills, what's up? Giocando si impara. Questo è il titolo che abbiamo dato, Michele e io, ad un laboratorio che si è tenuto a Simnova, Novara, nel mese di marzo. Io sono Alberto Zamboni e sono un collaboratore del Centro di Simulazione Medica di Nuoro, Simannu, e con me Michela Bernardini. Michela. Sì, io sono una psicologa, psicoterapeuta, specialista in psicologia della salute e come ha detto Alberto, ci occupiamo, siamo appassionati di simulazione, per questo il motivo di questo laboratorio. Spieghiamo un po' da dove siamo partiti, quindi Alberto, che è un comandante, ci parlerà delle soft skills dal punto di vista dell'aviazione. Io so che sono una psicologa, ho avuto modo di approfondire il tema delle soft skills, life skills in psicologia e abbiamo avuto anche la collaborazione di una collega, un'infermiera professionale, che ci ha portato il tema delle soft skills soprattutto in sanità. Quindi da queste tre strade di provenienza abbiamo messo in pratica un laboratorio dedicato a professionisti sanitari che avesse come centratura appunto l'allenamento, la promozione delle soft skills. I nostri obiettivi in questo laboratorio sono stati quelli di allenare proprio le competenze partendo dalle esperienze dei partecipanti, promuovere risorse sia personali che di team per i professionisti della salute e facilitare consapevolezza, condivisione di vissuti e narrazione di esperienze. Non ci piaceva la parola corso, perché corso sa molto di domande ICM, questionario finale, tutte queste robe qua. Lo abbiamo voluto chiamare laboratorio, ma alla fine ci siamo resi conto, Michela, che più che un laboratorio è stato un happening, no? Nel senso proprio che si dava questa parola negli anni 60, cioè qualcosa che aveva a che fare un po' con l'improvvisazione su dei temi dati, e un po' con la piena partecipazione di tutte le persone che erano con noi, perché uno dei temi principali che Michele e io abbiamo portato avanti è che queste soft skills in qualche modo le possediamo, magari non ne siamo consapevoli, vero Michela? Vero. E la buona notizia è che oltre che a possederle possiamo anche allenarle, praticarle e abbiamo necessità per fare questo soprattutto del gruppo, no? Diciamo sempre che le soft skills non sono abilità, competenze che si possono solamente studiare o apprendere in un ambiente, in una didattica frontale, ma si devono vivere, esprimere e sperimentare sulla propria pelle. Per questo, a partire dai nostri obiettivi del laboratorio, sono stati appunto quelli appena descritti e, come dire, l'obiettivo finale, il messaggio che volevamo che le persone si portassero a casa era innanzitutto capire cosa sono e capire che sono possedute da tutti e valorizzate da pochi, no? In realtà, quando parliamo di soft skills, sono competenze che quando vengono citate ognuno di noi sa bene di cosa stiamo parlando, ma a volte manca anche un metodo magari di osservazione, di valutazione e quindi possono perdere di potenza, no? Però un altro aspetto che volevamo chiedere ai partecipanti, perché è stato un laboratorio così interattivo che non volevamo dare risposte, ma anzi suscitare, no, delle domande, era cosa volevamo che i partecipanti si portassero a casa, come poterle utilizzare nel proprio lavoro. Vero Alberto? C'è molta letteratura sulle soft skills e sulle abilità non tecniche, ma quello che a noi interessava era creare un anello di congiunzione fra i contenuti delle soft skills e l'attività che ognuno di noi nella propria quotidianità porta avanti. Facciamo l'esempio dell'aviazione. L'aviazione è molto diversa, ovviamente. Noi trattiamo con aeroplani e i clinici trattano dei pazienti, però per un clinico avere un paziente in sala operatoria o nel pronto soccorso è la quotidianità. Diciamo, l'emergenza per un clinico è la normalità, è normale che abbiano a che fare con un'emergenza, con qualche paziente che non sta bene o che ha una situazione di crisi. E l'inverso è quello che accade in aviazione. Per noi è normale che l'aeroplano funzioni bene e nella maggioranza dei casi funziona bene. Noi abbiamo a che fare quotidianamente non con l'emergenza, ma con la normalità. E allora com'è che ci comportiamo? Siamo stati allenati per gestire questa normalità come fosse un'emergenza. Ecco perché in aviazione, capire e praticare le abilità non tecniche, le soft skills, o come le chiamiamo noi, le non technical skills, è un fattore importante per fare sicurezza, gestire la normalità come che fosse un'emergenza.
Ed ecco perché alla fine degli anni 90 in aviazione si è creato un sistema di non technical skills centrato fondamentalmente su cinque aree principali. La leadership, come si esercita la leadership in termini di cooperazione, di integrazione fra le persone, come si gestisce la comunicazione nelle attività del gruppo, come ci si scambiano le informazioni, come si dosa il grado di assertività nel portare avanti le proprie opinioni, come ci si rende consapevoli di quello che sta succedendo intorno a noi, la nostra consapevolezza della situazione, del nostro stato fisico, dello stato del paziente, dell'ambiente in cui stiamo lavorando, come prendiamo le giuste decisioni. Ecco, su queste non technical skills abbiamo creato in aviazione un sistema di comportamenti che sono stati strutturati in griglie di osservazione e che servono agli istruttori per allenare al simulatore o nella realtà quotidiana del volo di linea i piloti e gli assistenti di volo. In sanità, nell'OMS, circa nel 92, ha emesso appunto una definizione di competenze e abilità necessarie per affrontare le sfide e le difficoltà generali della vita umana. Quindi vengono definite come life skills inizialmente, come competenze per la vita, e sono tutte quelle che potete vedere: creatività, pensiero critico, comunicazione efficace, competenza relazionale, tutte quelle qualità e competenze che ci aiutano a risolvere, ad affrontare le sfide quotidiane. Prendono poi il nome di soft skills, anche in contrapposizione alle hard skills, soprattutto in ambiente aziendale, quasi per contrapposizione alle competenze tecniche. In realtà non c'è più una contrapposizione, ma una integrazione. Quindi le life skills sono parte integrante delle competenze dei professionisti, soprattutto dei professionisti sanitari. E alcune definizioni possono essere suddivise in tre macro categorie: in life skills emotive, relazionali e cognitive, no? E riguardano gli aspetti non solo comunicativi della persona individualmente, ma presa anche proprio nel team, nel gruppo.